Mentre sto montando il video, e davvero c'è poco da montare, sto riascoltando perché ho detto, voglio vedere se quello che ho detto lo penso veramente, e sì, lo penso veramente. Soprattutto anche la parte finale, dove, cioè, voglio che sia chiara una cosa, io stessa sono definita influencer, non so di cosa, perché io non influenzo nessuno, io sono io e non ho da nascondere nulla. Comunque, non è che sputo nel piatto dove mangio, se si dice così. Io amo quello che faccio, dico grazie se c'è qualcuno che crede in me. Quello che mi fa rabbia è che moltissime persone sono purtroppo condizionate appunto da questi influencer, perché io non influenzo, loro sì, nella maniera sbagliata. Cioè, dovete aprire gli occhi e capire chi racconta cazzate e chi no. È una piccola parentesi che vi cambierà la vita, perché tutti sono capaci di dire questo prodotto è il top, quando invece è una merda. E manco loro lo mangiano, oppure ancora peggio lo mangiano veramente o fanno e basta. Perché gli è arrivata, è una collaborazione, poi i soldi, la casa e tutto. Ecco, questa qui è una piccola cosa che a cui ci tengo. Aprite gli occhi, guardate in faccia le persone, non sono le persone che hanno tanti numeri, che hanno numeri alti che fa la differenza. Ma a volte sono le persone che ne hanno di meno che lasciano il segno e che dicono la realtà delle cose, perché loro ci tengono, perché loro hanno quel poco e quel poco lo vogliono fare, costruire, ci credono. Quindi un mi piace in più alle foto non vi costa nulla, ma tipo a me fa un sacco piacere, come un usare un nostro codice, parlo di nostro perché ci sono tantissime altre persone che hanno pochi follower e ci tengono e ci mettono l'anima, perché siamo noi che ci mettiamo il cuore fino in fondo. Ok? Io vado a lavorare, arrivo a casa, cucino, faccio, brigo, penso, edito, posto, YouTube, blog. Questa vita, questa è metterci il cuore e l'anima e vi riscontrano poco. Comunque, magari usare un nostro codice sconto che fa vedere le case che anche noi nel nostro piccolo contiamo, anzi, dovrebbe essere il contrario. Invece capisco, mi ci metto anche nei miei panni che all'inizio guardavo i codici dei grandi. Vabbè, dopo parto per la tangente, comunque. Altra location, aspetta che c'è l'ombra. Allora, non ho preparato niente, vi porterò direttamente nella mia dispensa, scatole, eccetera, così vi faccio vedere i prodotti, perché secondo me si sta perdendo un po' il lume della ragione in Instagram e gente che da faccio una vita fit a compra follower, a pasti sostitutivi dei pasti e non faccio nomi. Siete abbastanza sveglie da capire di chi sto parlando e quindi io credo che la verità sia la cosa che più premia. Non ho un profilo enorme, ma diciamo le case sanno quello che io so che faccio, credono in me, mi danno dei prodotti. Un attimo, Danny, sto registrando! Scusate, neanche un secondo di pace. E quindi niente. Ci tengo a essere sincera con voi, già delle recensioni le faccio sul mio profilo, cioè sul mio blog, scusate, e quindi dai, velocemente andiamo. Allora, questo pacco abbiamo questa farina di avena della Woman Best, come vi ho detto stamattina, buona ma non buonissima, nel senso che non mi ha dato fastidio, quindi vuol dire che abbiamo trattato a livello di glutine, però voi sapete che io amo quelle della 4 Plus, quindi vince la 4 Plus. Qui abbiamo i
Porridge oat già pronti dell'Exaente che ho già provato e sono molto buoni, hanno un sapore buono di avena, quindi questo è approvato. Le barrette dell'Exaente sono davvero ottime, non lo dico per dire, cioè io tutto quello che dico lo dico sinceramente, quindi io queste le comprerei, questa non la comprerei. Questi shake sono troppo dolci, cioè io ne ho sentiti due e ho chiesto di non mandarmene più perché sono molto dolci e hanno anche, guardate qui, comunque molti carboidrati, 17 su 13, cioè è tutto zucchero, niente porridge oat. Queste non le ho ancora provate, quindi non vi so dire, praticamente la zuppa di zucca che dovrò provare presto. Poi altra scatola abbiamo. Allora, ho provato quelli alla vaniglia, questi ancora no, ma sono buoni, l'ha detto anche il mio compagno, sembrano proprio brownies, quindi direi approvati. I pudding buoni, sono budini, ma me li so fare anch'io con proteine albume, quindi non li comprerei. Appunto, farine, io cioè, proprio le adoro. Questa è veramente insostituibile, sono corpose, tengono la cottura, lievitano anche se non sono di avena, sono veramente, veramente il top. Organic bean, vabbè, come le fave, come i cacao nibs, super approvati. Poi abbiamo, vabbè, semi di canapa approvati. Ho trovato anche un, diciamo, un negozio di natura che li vende a prezzi inferiori, quindi non li comprerò più su MyProtein. La xanthan gum che mi ha dato, questa qui me l'ha data All Supplement, l'avevo già comperata. Ne serve veramente niente, avete visto anche prima nel pancake, ma è veramente il top, cioè quindi questa compratela. Poi abbiamo questi qui che sono una droga, sono veramente veramente buoni, io li amo e li comprerei da Corpus. Altra farina, scusate, io la amo questa farina, non ci posso fare niente. Quindi così e così. Qua dentro cosa abbiamo? Ok, niente. Il pancake arrivo io! Niente, non ce la possiamo fare. Questi che me l'ha portato prima mio amoroso è 1 chilo di mandorle DOC. Quindi non vedo l'ora, no, niente qui. Ah, questa la compro, si trova in altre marche. È il miglior addensante, altro che veramente il top. E un'altra cosa che vi ho fatto già vedere, questo purè di patate acquistato da Natura, sì, è veramente veramente buono. Di sopra ai burri. Allora, la Damiano la conoscete tutti, le trovo tutte ottime, tranne questa qui di Amandino che rimane densa. Non so se sono sfigata io, non l'ho mescolata bene. Poi abbiamo il cavo della batteria. Questo qui è il migliore di tutti, l'ho provato di ogni. Questa è il top, morbido, cremoso, ma ormai lo sapete. Come burro d'arachidi. Questo della MG batte 100 volte, questo del My Protein, anche il colore si vede che l'hanno tostato in maniera diversa. Acquisto questo per il costo perché 1 chilo viene 9,49, questo qui di My Protein, questo viene di più, ma vale tutti i soldi, quindi questo lo comprerei. Io ho provato questa qui alla gianduia e alla fiera del fitness, avevo provato quella al pistacchio e le compro, le comprerei a prescindere da collaborazione o meno, quindi top. Cioè, come burri, MG va benissimo, ma va benissimo anche All Supplement per quanto riguarda questi due burri, mandorla e pistacchio. Anche questo è veramente, veramente buono ed è morbidissimo. Invece, una cosa che non è morbidissima, ho finito perché era veramente buona, era la crema di proteica al cioccolato, sempre di 4plus, ma rimane veramente pastosa, cioè non si stendeva, faceva il malloppo anche in gola. Quella non la ricomprerei. Vabbè, questo è il mio babbo che mi ha regalato le creme di babbi.
Crema di nocciola, questa della Rapunzel che si acquista da Natura Sì, io l'amo, per me è la più buona che c'è. Devo ancora provare quella della Damiano. Vabbè, frutta secca, ok, ve ne ho già parlato, ognuno le prende dove vuole. Anziché tritare i semi di lino, vi consiglio di comprare direttamente la farina da All Supplement di MyProtein. E che fate anche l'uovo vegetale, 2 cucchiai di questa e 6 di acqua, quindi farina di lino super approvata. Il cacao amaro fate quello che volete. Andiamo giù. I semi di chia di Woman Best sono semi di chia, appunto. Fate voi quello che volete. Poi quella roba là in fondo, questa io la odio, cioè non riesco, è troppo amara, è ancora lì nuova. Coco fina l'ho usata e sa di cocco. Quindi non spenderei dei soldi per comprare ulteriormente scaglie e cocco rapé. Tutte queste cose qui della Woman Best sono buonissime, si sente che sono vere e queste le comprerei a prescindere dalle corroborazioni. Quelli a base di frutti rossi, quindi acai e Red Bell. Questo dipende dal vostro gusto. A me la moringa, la chlorella, il tè matcha mi fanno schifo, non ce la faccio. Il polline di MyProtein è veramente veramente buono. Poi cosa abbiamo? Vabbè, altri cosi, sì, il tè matcha rimane lì. Fiocchi. Allora, la farina di MG, niente, è troppo piccola, cioè ha il granello troppo sottile e non tiene, non lega. Quindi non la comprerei, mentre al contrario comprerei i fiocchi di avena e anche questi qua. Proteici al cioccolato bianco, i loro fiocchi sono veramente veramente il top, meglio di qualunque altra marca che ho provato, quindi sì, le comprerei. I loro integratori sono comunque al 100%, questo devo ancora aprirli, però li prenderei. Poi cosa abbiamo? Questo che l'avevo preso su Amazon in attesa della farina di arachidi di MyProtein, e comunque questa o quella di MyProtein sono delle droghe, le comprerei. Come proteine, quelle della 4Plus li amo. Tengono bene la cottura, bisogna stare attenti che lievitano molto e non appesantiscono e non gonfiano soprattutto. Invece, le proteine questi qui di Slim Body Shake di Woman Best lasciano sono pieni di aromi, quindi ok. Top, però gonfiano. Anche altre ragazze hanno gonfiato, quindi non so. Questa qui del baule volante o di Probios, farina di cocco tutta la vita. Vedete lo zantano che uso. Questo Active Woman Protein Dessert è comodo per fare dei budini, soprattutto d'estate. L'ho già sentito 2 o 3 volte, sono rimasta contenta. Poi vediamo qua cosa abbiamo. Aspettate che devo controllare il pancake che ho messo su prima. Ok, sta bene. Qua cosa abbiamo? Abbiamo, allora, come vi dicevo, si shake di Xante, no. Invece, buonissimi sono la granola proteica e le chips che ho sentito e anche queste Choco Balls che sono veramente buone. Una droga e ragazzi, ce n'è rimasta pochissima, è la Protein Choco Fit. Sembra veramente Kinder Cereali. Questa vi consiglio di comprarla assolutamente. Questo appunto è l'etichetta del budino che sono finiti. Buoni questi cookies Oreo della 4Plus. Quindi come snack la 4Plus ci prende, vi dico solo magari non comprare i budini perché ve li fate da soli, quindi se potete evitare delle robe chimiche meglio. Poi cosa abbiamo? Questi, boh. Ah, questi qui della MyProtein a me piacciono, però vanno conditi con delle spezie, curry, curcuma, zenzero. Però come low carb ci sta. Le altre barrette di Exante, ok. E tutti questi campioni qui sono lì. Perché non li uso. Ok, direi che qua non c'è più niente da mostrare. Quelle sono le farine che tengo lì più pratiche. Basta. Spero. Ah no, aspetta. Mancano questi. E questi aromi sono veramente
il top, i migliori che ho provato, battono MyProtein, quindi questi li acquisterei. Finito. Spero di essere stata chiara. Spero di essere stata chiara. Prima forse sono sembrata un po' brusca riguardo all'attacco a chi magari si sta un po' perdendo, però credo che se uno vuole fare del fitness e soprattutto essere d'aiuto ad altre persone, debba essere A, innanzitutto vero e sincero, B, non perdere la targente pur di avere prodotti, pur di essere apparire, C, vi prego, al giorno d'oggi un sito vi mostra l'andamento del vostro profilo, non prendete per il culo nessuno. Detto questo, vado a montare il video. Baci! È vero? Mi ero dimenticata di parlarvi di loro. Beautifully e queste altre che ho rimasto l'ultimo mese della rhodiola della Rush Pharma. Come sapete, con la rhodiola mi sono trovata da Dio e fa dormire, nel senso non è che ti fa addormentare, però io sto tenendo il sonno da quando chiudo gli occhi alla mattina quando mi scappa la pipì. E quindi questa gliel'ho già detto, io la ricomprerò. Perché è veramente veramente ottima, quindi sono curiosa di provare queste capsule della Beautifully e vi farò sapere.